Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Giovani, sono Riccardo, questa è Gamespatia e questa è la serie di The Binding of Isaac Repentance, col DLC di Repentance. Come avevo detto all'inizio, nel precedente episodio di The Binding of Isaac, in realtà ero un provato, ma visto che ho avuto dei buoni consensi nei video, ho deciso di farci effettivamente una serie. E quindi eccoci qui, sarà il continuo della partita precedente dove abbiamo semplicemente sconfitto mamma per la prima volta nel livello standard di mamma, col finale di mamma. Oggi vedrete anche sottotitolato l'inizio, nella puntata 0, quindi nel provato non c'era, mentre questa, che è la puntata 1, continuerà appunto con mamma buttata giù, quindi col salvataggio precedente. In realtà funziona, va bene. Se vedete un continuo è perché ho aggiunto delle mod rispetto al provato, che vi farò subito vedere. L'obiettivo di oggi sarà incorniciare in quel foglietto, scusa, in quel foglietto a sinistra, in alto da dove mi trovo io, il cuoricino di mamma. È il primo, la prima icona che ci serve. Cercheremo di compilare appunto quel foglietto con i vari personaggi e quello è la nostra prima icona. Vi farò vedere solo le run dove effettivamente saranno concluse, quindi le morti magari metterò qualche pezzettino, qualche taglietto minuscolo, ma principalmente giocheremo solo le run iniziale. Vi faccio vedere la mod, così poi capiremo se effettivamente questo lo potete vedere o no. Per cui abbiamo l'enciclopedia di Isaac, dove abbiamo l'inventario, quello che abbiamo, finding a room, se ci sono oggetti nella stanza, e poi tutta l'enciclopedia completa di tutti gli oggetti, trinket, pocket items, quindi carte, rune, anime, eccetera eccetera eccetera. Ci saranno anche le descrizioni dei personaggi, non ce ne frega nulla, e l'enciclopedia portatile, ok, che mi aiuterà molto con gli oggetti, ma soprattutto mi aiuterà col canale, non tanto nelle partite, per spiegarvi gli oggetti. Ho aggiunto anche una seconda mod, che vi farò vedere appena raggiungeremo la stanza del tesoro, che è banalmente la descrizione dell'oggetto davanti a noi. Quindi, ve lo faccio vedere meglio. Tutto un nail, tra l'altro è un oggetto credo di Repentance. Brutta partita signori, brutta partita, ma andiamo. Faccio troppo poco danno. Andiamo di diavolo. Ho sbagliato ragazzi, aumentava il danno con la carta.
Mi sono giocato la partita. Mi sta triggerando troppo che sti cosi me li spawnano via al centro e lanciano le lacrime. Mi sono giocato tutto con The Devil. Mi sono giocato tutto con The Devil. Apre tutti i passaggi segreti. Sono sfiduciatissimo. Ho fatto. Cioè, la prima partita era una merda, ok? Con oggetti del cazzo e ci stava a morire. La seconda non era male, però. Stava andando anche relativamente bene. Brutto boss. Che palle, signori. Quello ci porta direttamente al negozio. Che schifo. Oh Gesù. Bene. Io non so manco cosa farvi vedere, perché nel frattempo ho spiegato così tante robe durante la partita che... Vabbè. No! Tinded! Questa è la stanza super segreta. Vuole bombe. Ne ho tantissime, amico mio. Se mi dai qualcosa di carino te le do tutte. È schifo però. Dai però. Ma ho ottenuto. Ma vaffanculo, va. Va bene. Si sono andati ad uccidere da solo. Sono felicissimo di sta cosa. Larry. Allora, X-Ray potrebbe essere carino, perché le stanze segrete hanno veramente delle robe che rendono le partite molto semplici e banali, quindi potrebbe essere molto carino. Dai. Dai, 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 no, 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 no. Sto pezzo di merda. Questo è uno dei primissimi boss di Rebirth. Ah, dai. Che è veramente una rottura di minchia beccarlo all'inizio, perché ti fai troppo poco danno. HP up. Avrei preferito tutt'altro, ma va bene. Bene, dai. Eccola lì. Ah, si chiude. Vabbè, signori. Però ho un danno di merda. Non potete mettermi in sta stanza. Sono soul art. Non riesco ad uscire. Porco Giuda, un danno di merda. Mi chiudono facile. Mi hanno tolto tutti i soul art. Che tristezza, ragazzi. Altra stanza, ma dopo quando sta. Ma un... Dai, signore, ma che cazzo è? La riunione dei panzoni! Ma dai, ma due stanze di fila così! Ma vaffanculo, con danno del cazzo! Sì, pure! Cioè, non posso più prendere danno, devo usare l'altro, li ho presi tutti come un coglione! Eh sì, me la gioco. Cazzo, dai! Charged wave of fight tier, staying damage will partially charge e teleport Isaac to a random room. Questo è un palo in culo. Perché fare danno potrà trasportarti stanze a caso. Oddio no, voglio morire. Prendere danno ti teletrasporta stanze a caso, scusate. Lodestone, 7% di chance di lanciare una magnetic tier, 100% se hai 5 a fortuna, va bene. Io voglio morire. Devo caricare le lacrime. Che è un po' il charge shot, solo che... Pure preso la pillola che mi fa danno. Ma che run di merda sono! Io ho la magnetic tears. Questa è proprio una build di merda, eh? E quando prendiamo danno, non quando lo facciamo, ci teletrasporta a caso.
Io non resetto mai le partite per principio, ma sarà brutta. Sarà veramente veramente tosta. C'è la stanza gioco che... ho sbagliato però. Voglio vedere un attimo. E si paga una monetina per entrare. Ok, questa non l'hanno cambiata su Revenants. Giochiamo. Vabbè, guarda, non ho tutta sta voglia. Piuttosto le butto nelle slot machine. Vabbè, semplicemente la game room dove puoi giocare le macchinette, donare sangue per avere oggetti e giocare col tizio dei... prova l'oggetto. Mi piace il Magnetic Tears, è molto molto carino. Ah, ma lì c'è una tinta, tra l'altro, non l'avevo vista. Ma non abbiamo bombe, quindi... The Sun, carino. Stavolta non usiamolo, tipo The Devil, che ho sbagliato tutto. Bomba? Ovviamente no, va bene. Poi mi segnala delle bombe. Non possiamo prendere la Tinted. Fantastico, abbiamo dato tutte le nostre bombe a quella merda. The Sun danneggia tutti nella stanza, boss compresi, come avete visto che abbiamo tolto metà vita. Ed inoltre aumenta il danno, se non ricordo male. Va bene, va bene. Sti boss così non è manco male. Ha dato comunque col 36% la Devil Room. Inoltre, questo dà shot speed up, quindi aumenta la velocità, un black art e più range. Non è male. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Non posso manco pensare perché ci sono le fiammelle rosse. Allora, lì prenderemo comunque tutti. Di cui abbiamo... questo non ricordo che cazzo fa. Spawna random familiar. Ah, ok. Spawna un familiar. I familiar sono, li vedrete. Ad ogni stanza, però te li aggiungi. Mentre lui si prende i tuoi red art e potrebbe darti dei black art, rune, pillole, carte, qualsiasi cosa, o dei ragnetti amici. Molto carino. Dark Boom, scusate. Scusa, quindi lo uso e ce l'ho sempre dietro? O lo devo... o quando lo uso mi da un minion e basta? Ah no, lo uso e ciao. Ma va che cagata. Cioè, io ho usato un cuore per quella puttanata d'oggetto? Saperlo. Sto avendo un run in cui facciamo se... terrificante, signori. Quell'oggetto è terrificante, che non posso prendere. A me va a piacere che mi ha rubato il cuore rosso, però sei un pezzo di merda. Ti a prendere pure quello. Guarda, ne hai due. Ne hai qualcosina? Bravo. Joker! Questo ci porta direttamente alla Devil Room. Per ora eviterei, anche perché abbiamo... anzi, usiamolo. Di nuovo quell'oggettino di merda è... lui, che è semplicemente un minion. Lo prendiamo perché sblocchiamo Azazel con tre patti del diavolo in una partita. E così sarò molto lungimirante d'ora in poi. Però questo minion non è male in realtà, visto il poco danno che abbiamo. E con l'oro è in bocca sana. Buono. Vai, vai, scusami. Dammi il black heart. No, pillole. Ma che cazzo fai? Ma vaffanculo. Ma scusa. Questa è la stanza di prima, che è una merda.
Che build del cazzo, signori. Oh, già che abbiamo gli X-ray. Mi ero quasi dimenticato. Mi hanno fatto trovare sto bellissimo oggetto. Mancatissimo. Oh, non l'ho visto. Vai. Hai qualcosa? Bravo. Oh, carino. Vedi, cominciamo a ragionare. Quanta roba. Ma non ho bombe sta partita di merda. Cioè, le chiavi ce le avrei pure per aprire uno di quei forzieri, ma non ho bombe. Dovrei prendere un danno, ma anche no. Ehi. Allora anche quello piccolo è un altro minion, quindi avrebbe fatto un intero cuore di danno. Finita però la partita, la stanza, ok. Oh, una bomba. Mi prendo anche la monetina. Ma non. Vabbè, vaffanculo. Vai. Che fa? Carino. Mi vado a prendere anche l'altro. Vai. Oh, ragnetti amici. Fanno sempre piacere. La treasure l'abbiamo trovata. Non abbiamo trovato un cazzo ancora in sto piano. Ma è in XL? No. Ah. Ma che cazzo è sta stanza, signori? Hanno cambiato le stanze bonus. E le do tutti a te. Guarda le mie monetine. Però, però, grazie. HP up. Ottimo. E così posso scambiarlo con altri battiti del diavolo. La treasure ci manca. Doppio sto merdo. Ucciso, no? No. Ora l'ho ucciso. Sempre sacrifice room. Mentre andiamo. Ah, eccola. Che due coglioni! Non mi devo fare colpire, ora. Per tutta la boss fight non devo farmi colpire. Quasi. Grazie. L'abbiamo fatta. Che merda, signori. Una tinted però. Non ho bombe. Questa sulla sinistra è una tinted, ma non ho bombe. Che partite del cazzo, Cristo. C'è una stanza lì, potrei provare a trovare la bomba, ma non ne ho voglia. Va bene. Andiamo. Eccoci. Usiamolo. E non ho più manco il minion. Ah no, il minion me l'ha lasciato però. Che è quello di prima? Vale per il piano. Vale, quindi alla fine del piano me lo toglie. Mi devo ricordare come si affronta lui. Ah no, è... Ah, aspetta che questo qui sì, però... Mi ha danneggiato, ma non sono tornato indietro perché c'è una probabilità che lo faccia, non è 100%. Prendilo te, guarda. Che cazzo è quell'occhietto? Danno e fortuna, mi piace.
Mi piace. Quindi se come penso adesso non dovrei avere il minion col laser. Sì, esatto, è a piano, quindi... quasi. Ok. Unidentified pill. Oh, una pillola positiva finalmente, perché possono essere anche positive. Non ce la posso fare, Cristo. 80 chiavi, ma non voglio darle a te, onestamente. Qui c'è il... questo ci refulla, mi pare. Fino a... a uno ci arrivo, poi non te ne do più. È proprio un figlio della merda. Sei proprio un figlio della merda. So di merda. Abbiamo tante monetine. Se troviamo il negozio almeno potremmo fare delle cose. Dai, signori. Ma che stanza di merda. Ma che oggetto di merda. Almeno. Ma vaffanculo. Ah, almeno. Abbiamo trovato la treasure. Me ne frega un cazzo del Butterbean. Oh, dammi qualcosa. Bravissimo. No, ma non ho chiavi. Dai, datemi una chiave. Però se prendi danni in quella stanza poi non ti ci fanno. Cioè, rimani lì. Ok. O perlomeno, una volta che tu hai... ti sei già teletrasportato, poi non ti riteletrasporta se prendi danno nella stessa stanza in cui ti sei già teletrasportato. Che cazzo di oggetto di merda. Dammi una chiave. Non è vero, signori. Picking a red art che converte me in blue spider. Non mi servirà molto visto che i cuori rossi li prende tutti lui, però. Ah, andiamo di qua, dai. Guarda quante cose. Dammi una bomba, ti prego. Ma c'è la chiave. Ma che cazzo dici? E mi prendo un danno. Cioè, mi prendo un danno. Ho rinunciato al mio cuore nero. Intanto sta stanza non l'abbiamo manco fatta. Meno male che ci sono i Magnetic Tears. Che è stato l'oggetto migliore di sempre. Ma vaffanculo. L'oggetto migliore di sempre. Andiamo. Questo è molto figo. E lanciandone così tante facciamo cose. Mi unisce il range, però mi sa che se ne frega. Oh, range, appunto, visto che ce lo diminuisce. Bene, bene, bene. Bello che non mi devo manco ricordare così gli effetti delle pillole, mi piace. Che casino è sta stanza? A volte vedete che viene tirato un dente. È il tutto, il paradenti. Non mi ricordo come si chiama in inglese. Grazie. Che in pochissime parole... che lancia... un, non so, non mi ricordo con quanta probabilità. Un dente che può fare fino al 50% di danno in più. La moschina là è gigaforte. Ci protegge dalle lacrime. Ah, prendere lacrime direttamente.
aprono tre bombe, quindi possiamo aprire portiere di pietra che si aprono appunto con le bombe. Veramente mi ha dato. Using a key heals half heart. Quindi usare una chiave ci recupera mezzo cuore d'oro, mentre questo aumenta il knockback, quindi respingiamo più indietro i nemici. Me lo ricordavo. Ma non abbiamo trovato negozio, sarà lì in fondo, ma va bene. Siamo quasi protetti al 100% dalle lacrime, ma è fighissima. E questi erano belli stronzi, eh. Tutti i familiari orbitano intorno ad Isaac. Non è male. Non è male in realtà. Cazzo, che palle, Pip. È fighissimo sto minion. La moschetta viola là. Molto molto bene. Abbiamo anche un discreto danno. Vabbè, qui mi devi per forza dare qualcosa di figo. Bravo. Due soul arts e un casino di tier sap, quindi carichiamo molto velocemente. E abbiamo sbloccato anche Lazarus. Buona partita. Questa è una buona partita. Peccato per l'AI minchia, ma buona partita. Non apro quella stanza solo perché voglio vedere se provo prima un'altra chiave. Bene, possiamo già evocare il minion. Che è la moschina bianca. Scusami, ma sto mezzo cuore me lo devo pure recuperare prima o poi. Abbiamo trovato un'altra chiave, quindi via. Attivi. Telepatia e quello che evoca bombe. Lo prendiamo perché mi fa veramente cagare. E quello lo togliamo pure perché mi fa cagare pure. Ha una quantità industriale. E siamo diventati bookworm. Che cazzo facciamo ora che... Ah no, scusatemi, quello credo sia Leomin Tears. No, con un bookworm siamo... Ah no, Min Tears te lo dà lui, che in realtà è molto buono, però sta roba che spawna il minion... Leomin Tears, ricordo, sono le lacrime che vanno a ricerca del nemico. Non vedo Tinted. Sì, invece. Che punto di merda, vabbè, non ho Capitan. Ma cazzo dovrei passare, signori, scusami? Passo da qui. Guardate dove la tienda. Vabbè, mi serve una bomba prima. Buono. Sacrifice room. Per ora non ci serve manco per il cazzo. Ed eccoci lì la bomba che ci serviva. Allora, tipo un vermetto. Torniamo indietro. Ah, guardate, qui c'è un altro tienda in realtà. E allora? Soul art. Buono, 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 buono. No! Sono un cretino. Non ho fatto attenzione al retro. Ah, state lì appiccicati. Questi qui seguono il tuo movimento, ma una volta che ti puntano poi devono arrivare fino alla fine. Tu affanculo. La treasure non l'abbiamo ancora trovata. Oh Gesù, un boss. Mamma mia. Diciamo che abbiamo la build sbagliata per lui. Enormemente sbagliata. Mi piace molto. Non è rottissima. Cazzo, non vi avevo visti. Non è rottissima, ma è relativamente forte. Mi piace tanto tanto. Oddio, non è rottissima. Avvocato. Che insomma, mi stanno più toccando praticamente. Oh, un'altra bombicina. Potremmo andare a recuperare quella Tinted. Oh, The Emperor ci porta direttamente al boss. Nei piani successivi sarà molto 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 importante questa carta. Che cazzo. Vabbè, grazie, me la devo rifare tutta davvero? Allora, visto che la treasure non c'è, non è qui. Ma posso invocare un altro minion? Eh? Sì, oddio, è finita. Carino. Molto forte. Non l'avevo sottovalutato. Aspetta che qua voglio la...
Sono un croglione. Hanno fatto male con la mia stessa bomba. Me ne ha dati due. Abbiamo un po' rimediato, però avrei preferito che non perdere danno. Un altro boss. Ma i boss come sono io fossi domani. Ma la build è veramente figa. Pure divertendo. Ok, ho tutti i cuori rossi, quindi. Spingendole nelle spine. Prendono danno. Ariete! Da più velocità. E man mano che si carica, rende Isaac immortale e poi danneggiare al tatto per tot tempo, ogni tot tempo. Molto carino, Ariete. Poi anche gli X-Ray sono stati molto carini. Che cazzo, ma non l'avevamo finita la stanza? Non ho danneggiato prima? No, volevo metterla lì. Dammi qualcosa? No? Fanculo. Ricordo che i fuochi blu possono dare soldato. Oh, guerra. Ma perché? Ma poi c'erano ancora stanze che non avevamo esplorato. Che palle il corso, dai, ragazzi. Che palle. Dai. Bread, beh, figurati, avevo troppe monete. Quando si hanno tante monete al posto del negozio è molto probabile che becchiate Grid. Che ti darà tantissime altre monete, ma deve avere la fortuna di non beccare la sua... Carino range up. La sua controparte più potente poi successivamente, se no. Bene, 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 bene. Diamo il boss allora. Se avete finito di massacrarmi. Cosa mi ha preso con una lacrima lo stronzo? Che cazzo hai fatto? Vabbè, è stata proprio una svista. The Book of Revelation. Oh, questo è un altro minion. Gotta lick and moll. Allora, signori, premessa 1 e 2. Prendendo due cuori rossi, quindi perdendo quelli che abbiamo, non si muore perché abbiamo ancora i soldati e black art. Chiaramente non sono ricaricabili, ma abbiamo dark boom per questo. Quindi è la build perfetta per non avere cuori rossi. Abbiamo un casino di cuori. 5% di chance di lanciare una tears che crea rifts dei portali. 20% di chance se hai 15 a fortuna. Isaac, damage per secondo. Vabbè, se hai fortuna fa cose. Ah no, rift tutte. Vabbè, fa danni belli. La voglio. Eccola. Ah, che spettacolo. Repentance è uno spettacolo. Aggiunto una marea di roba. Coppia chiave, ce l'abbiamo. E vabbè, signori, qua scorta d'oggetti. The Moon che non ci serve. Abbiamo sbloccato Caino perché siamo arrivati a tot monete. Stiamo sbloccando tantissimi personaggi. The Moon non ci serve perché ci porta in una delle stanze segrete. Ci arriviamo con X-Ray. Poi abbiamo The Emperor che è per affrontare il boss. E sempre The High Princess. Ok, The High Princess evoca mamma e danneggia chi è nella stanza. Non è male, ma preferisco tenermi dietro The Emperor. Questi lanciano Omin Tears. Dobbiamo scappare da sta stanza. Qua me la dovevi dare la pillola. Oh, le moschine. Oh, tra l'altro non me ne ero accorto. Oh, guarda che abbiamo. Vai. Abbiamo affrontato come boss, ma mi sa in una run che non vedrete. Ma ci sarà modo e tempo di vederlo, quindi. Ultra grid. Super grid. Oh, PhD. PhD mi piace tanto. Spawna pillole. E sono tutte positive le pillole che adesso possiamo avere. 48 ore di energia. Vuol dire 2 batterie. Che cazzo ho usato? Ho sbagliato. Ho sbagliato tantissimo. Devo usare l'attivo invece. Ma la mano di mamma è nuova pure. Guarda, il portale li attira e danneggia. Fighissimo. Dai, signori. Che cazzo di giri sto facendo? Ah, era la stanza. Ma aiuto. Sto perdendo troppi cuori. Posso combattere qualcosa o...
Ce l'abbiamo fatta? Grazie. Molto generosi. Che posto di merda in cui combattere sti nemici, oh. Mamma mia. Bombe vuole. Sai io che ti do invece? La morte velocissima. Non può essere ucciso con le bombe questo. Ma perché mi sa che non c'era nel prima del Repentance. Dai! Mamma mia che stanza di merda. Cioè no, ci sono state... Allora, il boss è... Madonna. Non ci capisco un cazzo, c'è troppa roba su schermo, signori. Una chiave per 5 monete, va bene. Ah, ma riappaiono? Ah, ok. Non so se c'è qualcosa di decente, ma direi di no. Un mazzo di carte, vabbè. Diciamo che il negozio è ancora... No, ragazzi, no. Morirò malissimo in sta partita. Morirò malissimo in sta partita. Beh, abbiamo un po' tutto. Posso fare un po' il cazzo che mi pare. Ah, il Book of Shadow, signori. Invincibilità temporanea. Ma vai a cagare. Bene, dobbiamo arrivare a mamma. Ho sbagliato. Perché sono entrato in sta stanza di merda. Oh, carino. Siamo troppo grossi. Due cuori. Due cuori sono un po' pochini. Però, altra stanza segreta. C'è il minion. Ah, il champion. Ah, ma c'è quello alla bomba là. Non l'avevo vista. Dai però. Dai sti forzieri di merda così. Dai, dammi un cuore nero, ti prego. No, signori. Sono fregato. Buona. Quello spara sempre dritto, quindi non dovrebbe essere un problema finché rimaniamo di qua. Bene. Vai. Ma vaffanculo. Cazzo mi dai? Tanto sappiamo sempre che pillola c'è, appunto. Con il PhD che abbiamo comprato prima. Cos'è sta cosa? Perché? Perché non riesco a prenderle con le lacrime? Ah, ma perché queste devi uccidere tutti i nemici? Ah no, ma è il mio minion! Sono bruciato. Oh, Soul Art. C'è qualche Tinder per caso che non sto vedendo? Porco Giuda. Che sfiga di merda. No, quel pezzo di merda. Che pezzo fa questo? Perché è così incazzato? Io ho tante monete che ti posso dare. Ah, ma scambia solo con batterie? Beh, altro minion schifo con mamma non mi fa. Ah, ma da solo batterie. Se ti uccido? Dai, 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 dai! Questo pezzo di merda che non può essere ucciso. Oh! Ma perché? Meno male che il mio minion è servito a qualcosa. Vaffanculo, pezzo di merda.
Isaac. No, signori, sta diventando impossibile. Aiuto. Lo sto odiando, sto oggetto di merda. No. Oddio, le vagine. Oddio, no. Partita terribile. L'obiettivo era il cuore di mamma e non sono riuscito manco ad arrivare a quello. Mi fermo però, perché questa partita voglio farvela vedere, perché abbiamo sbloccato. Exit. Exit. Mi si è staccato il joypad, voglio morire. Ok, ho ripreso il controllo, no? Perché avevo perso il joypad. Dicevo, non vi farò... vi farò vedere questa partita per intero, perché abbiamo sbloccato tanti personaggi, di cui... Caino? Magdalino ancora, no? Caino. Azazel e Lazarus. Ok, abbiamo una win streak di merda, ma va bene, miglioreremo. Non so se avete capito più o meno le statistiche. Isaac inizia con 3 cuori, 2 di velocità e 2 di danno. Guardate Azazel, meno 1. E velocità e 4 di danno, meno 1 perché lui non ha Red Dart. Molto... ci torniamo, ci dobbiamo, lei non so manco chi cazzo siano questi due ragazzi. Questi non so chi siano. Ok, va bene, ci fermiamo. Cioè, mi dispiace non essere andato avanti, ma che merda. Poi abbiamo sbloccato tanti personaggi. Non era cattiva sta build, peccato solo per il Cassadai, ma ha fottuto tutta la partita quel Cassadai del cazzo. Ma ha fottuto tutta la partita, avremmo spaccato la partita, ma va bene. Dopo prendere danno e andare via dalla stanza è un casino, poi dovevi anche caricare le lacrime, lasciamo perdere. Va bene signori, fatemi sapere se la serie, se vi piace che sia iniziata questa serie, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.